Bene gli occupati. A luglio è stato toccato il massimo storico e l'inflazione più 0,9% su base annua, ma il prodotto interno lordo nel terzo trimestre è rimasto sostanzialmente fermo. Sono le principali evidenze che emergono dalla congiuntura dell'ufficio studi di Confcommercio. Deboli i consumi in estate, ad agosto in crescita trasporti aerei, comunicazioni e servizi ricreativi. In calo invece il settore dell'automotive, meno 9,1%, e l'abbigliamento. Non sorride il turismo. A giugno e luglio le presenze in Italia sono sotto le attese, con la componente dei residenti a luglio in discesa del 6,2%. I primi 7 mesi nel complesso indicherebbero però ancora una crescita di oltre il 2% rispetto al 2023. In questo contesto, evidenzia Confcommercio, non mancano alcuni elementi molto positivi. Su tutti, la dinamicità del mercato del lavoro e l'inflazione, che si mantiene su valori contenuti. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Occupazione in crescita e inflazione sotto controllo ci dicono che la nostra economia è in buona salute, ma preoccupano il clima di incertezza e la debolezza dei consumi. Con la nuova legge di bilancio occorre confermare il taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle aliquote IRPEF e ridurre progressivamente e in modo strutturale il carico fiscale su famiglie e imprese. La nautica è un settore in ottima salute, cresce da diversi anni e porta nei suoi numeri la grande competenza tecnica, l'arte della progettazione tramandata nel tempo, la profonda capacità di innovare lungo tutta la catena produttiva e la forte propensione all'export. È quanto emerge da un rapporto di SACE. Il giro d'affari del comparto è raddoppiato nel giro di 10 anni, sfiorando quota 13 miliardi di euro nel 2023, che diventeranno 16 miliardi di euro alla fine del decennio, con una crescita media del 3,8% annuo, ben superiore all'1,2% atteso per il comparto manifatturiero. Il nautico italiano conferma quindi la propria leadership nella produzione di navi e imbarcazioni a livello europeo, con circa 1.500 imprese attive, pari al 17% di tutte le imprese del settore presenti in UE, realizza oltre un quinto del fatturato europeo. Il settore è molto frammentato, circa il 70% delle imprese conta meno di 10 addetti e la filiera particolarmente articolata è caratterizzata da lavorazioni artigianali altamente personalizzate. Arriva al rush finale dritti alla meta, il tour commerciale di Generali Italia, che ha l'obiettivo di incontrare le migliaia di persone che compongono la sua rete commerciale e confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti. Generali ha fatto il punto con un convegno in streaming a cui hanno partecipato circa 10.000 tra agenti e consulenti collegati da tutta Italia. La nostra rete ha un ruolo assolutamente centrale in tutta quella che è la strategia di Generali Italia, questo non solo da questi momenti che stiamo parlando, ma da sempre, e lo sarà sempre di più anche con quelli che sono gli impegni che ci aspettano anche nel nuovo piano strategico. Ripartiamo, rilanciamo quello che poi per noi è il solito rush finale di fine anno, un rush che ha una molteplice valenza non solo per quelli che sono i risultati dell'anno in corso, ma soprattutto perché con questo rush finale chiudiamo anche quelli che sono tutti gli obiettivi di piano strategico, obiettivi che ci vedono già in ottima posizione e vorremmo anche qua mantenere questo passo. Al centro del roadshow i pilastri del piano industriale Lifetime Partner, eventi atmosferici, protezione, salute e investimento. È vero che la disponibilità dei conti correnti e liquidità è ancora enorme, parliamo di più di 1.500 miliardi ed è alla fine la scelta sempre preferita da parte degli italiani, ma è altrettanto vero che inflazione e rialzo dei tassi portano i clienti anche a cercare soluzioni alternative di investimento e soprattutto di protezione dall'inflazione e dai rischi finanziari. Ed è per questo che stiamo vedendo anche una contrazione della liquidità proprio tesa alla crescita del risparmio gestito e anche dell'investimento, della propensione di investimento da parte degli italiani. Fondamentale anche il tema della salute. C'è una domanda maggiore di protezione, di prevenzione e c'è un trend demografico che acuisce ancora questa richiesta, questa domanda di sanità di qualità accessibile e in tempi brevi. Noi crediamo che per rispondere a questo il ruolo di Generali, il ruolo del privato è importante perché può complementare, supportare e integrare il sistema sanitario nazionale nell'affrontare una sfida epocale
come quella che stiamo attraversando sul fronte della salute.